Ed eccoci sempre qui su Beyblade G-Revolution, siamo arrivati alla terza puntata. Come vi avevo detto, ho salvato qui e adesso finalmente entriamo in questo parco. Cos'è? Non lo so, sembra tipo la corsa lì, quella dove fanno le corse agli ostacoli, roba del genere. Vediamo un po', andiamo a vedere. Ok, entriamo subito direttamente qui. Questa è una zona nuova, non sono mai stato qui, eh. Magari poi alla fine non c'è nulla, vediamo. Mio fratellino è scomparso di nuovo, la mamma ucciderà sul serio. Ah, di lì si va forse in quella specie di bosco di cui parlava quella ragazzina. Però voglio vedere anche qui tutto cosa c'è. Sì, infatti, qui c'è la corsa. Questo si può sfidare? Qui dentro si può entrare? No. Non lo so, qui c'è. Ce n'è tante qui, eh. Parliamo un po' in giro, so. Ehi, dove siedono tutti? Oggi qui si gioca a palla. È un campo da baseball. Qui c'è qualcosa. Ho trovato un Beyblade. Ah, ho trovato qualcosa. Vattene via, ragazzo, non ho tempo. Sparisci. Ah, tutti e due sparisci. Cos'è da donne? Ah, c'è una... Ah, qui corrono, fanno la corsa. Lo supero. Levati di mezzo, ragazzo. Sto cercando di correre. Anche questo dice le solite cose. Qui cosa c'è? Un altro Beyblade? Sì. Vattene, capito? Sto cercando di cronometrare la gara, ok. Pare che non ci sia nulla tranne questo qui. Allora sfidiamo lui. Oh, sei tu, mia sorella mi ha detto che mi stavi cercando. Ah, devo sfidare lui quindi. Vuoi batterti a duello, vero? Proprio così, Andy, che ne dici? Va bene, se insisti, insisto. Avanti, sono pronto, e tu? Toh, vediamo un po' come sei forte Andy. Ho preso il massimo, occhio Andy. Ah, 1008, eh. Però che difesa che hai, Andy. Questa sarà una sfida molto interessante. Sono sicuro che sia un avversario. Hai usato il... Quindi anch'io posso usarlo, ma come si fa? Il beat power, è vero, non me lo ricordavo. Si può usare, ma non so qual è il tasto. Devo scoprire qual è il tasto del beat power. Mi ha tolto molta energia, Andy, eh. C'era un sistema per utilizzarlo. Ci sarà sicuramente, ma non so come fare. No, questo ti fa uscire di fuori, mi sa, Andy. No. Pensavo di sì. Ah, me l'ha fatta lui la combo stavolta.
Comunque Andy è forte Andy. Se non usa il beat power dovrei vincere. Aia. Perché non so come si utilizza. Sfida molto equilibrata però. Bisogna ammetterlo. Se non mi fa qualche scherzo all'ultimo, dovrei vincere io. Finita, dai. Bella partita comunque, Andy. Il tuo Makendo non è all'altezza del mio Dragon Galaxy Turbo. Sei così pieno di te. I campioni devono esserlo. Sì, però, come si utilizza il Beat Power? Devo scoprirlo. Guarderò un attimo per vedere come si fa, va? Salviamo, intanto. Ok, ho dato un'occhiata su come fare, ho guardato online. Adesso ho capito come fare. In teoria dovrei liberare il beat power tenendo premuto i due tasti contemporaneamente. Non avendo un manuale del gioco ho dovuto per forza fare così, cercarmelo in rete. Adesso almeno in teoria dovrei aver capito e fare anche prima le battaglie. Proviamo, il primo che incontriamo lo sfidiamo, dai. Ah, la foresta, ok. Se, ecco, il primo che sfidiamo lui, sarai te lo sfortunato. Ragazzo, non ti ho mai visto prima da queste parti. Mi chiamo Takao, mi vedrai ancora molto spesso. Lo vedremo. Inizia il combattimento, so. Proviamo un po', vediamo un po' com'è. Oh, lo usiamo subito il beat power, forse. Ah, deve raggiungere la linea, non l'ha ancora raggiunto, ok. Ok, adesso si può, però... Dai. Non va. Perché non va? Non dovrebbe liberarsi, ho sbagliato qualcosa. O i tasti sono errati. Non va. Devo aver sbagliato io qualcosa. Non è questi tasti qui di sicuro. Ah, questo qua salta? Ma non lo sapevo neanche. Io sto provando ma non va però. Questo salva, niente, ok. Che non va. Va. Sbaglio io qualche tasto allora. Ah, ecco, è andato.
Finalmente vediamo Dragon in azione. Oh, quanto li fa di danno. L'abbiamo distrutto. Oh, bello. Ce l'ho fatta alla fine. È stato un bel incontro. Così velocizziamo anche le battaglie. Straordinario. Grrr. Ok, sfidiamo qualcun altro, se ho capito bene. Mi è piaciuto, dai. Qui abbiamo trovato un pezzo. C'è qualcun altro che vuole sfidarmi? Ah, un altro. Una corda a strappo. Intanto troviamo dei pezzi, il che fa sempre comodo, eh. Andando in su di qua. Niente, quindi oltrepassiamo il ponte di legno. Andiamo a vedere di là. Chissà cosa c'è. Ah, qui c'è un ragazzino. Forse posso sfidarlo. Sì. Il mio Dragon Galaxy Turbo a 7 vittorie. Sto cercando il posto sbagliato. Come puoi solo perdere? Come fai a essere tanto sicuro? Te lo dimostrerò. Combattiamo. Ok. Devo anche aggiustare il lanciatore e la corda a strappo. Toh, proviamo, dai. Sì, subito al massimo. Toh. E sono già arrivato a 2000 giri. Vediamo un po'. Vabbè, si difende bene, subito con la combo. Ok, toh, proviamo subito, toh. Ecco, ho imparato, adesso i tasti sono questi. X e Y. Boom, 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 boom. E quanti danni che fa. È già bello che è danneggiato. Sì, comunque ho imparato come usare il Beat Power. Era quello che mi premeva di più, tra l'altro, per capire, perché sennò le sfide durano troppo, un'eternità. Anche perché poi se incontriamo avversari più forti, devo per forza usarlo il Beat Power. Finita, so. E anche adesso è andato al tappeto, a nanna, so. Flash Leopard. Yahoo! Il sito web. Prendi questo, Carl. Ehi. Hey. Sì, tanto lo so già, queste cose non mi interessano. Ah, ok, questo è il giro che ho fatto, dobbiamo andare di là. Devo fare tutto il giro comunque. C'è qualcuno andando di qua? Ha un pezzo. Un peso. Non devo fare sollevamento pesi, devo giocare col Beyblade. Qui c'è uno. Allora. Sfidiamo anche te. Credi di potermi battere? Haha. Sei più pazzo di quanto sembri. Perché non provi? Il mio Dragon Galaxy Turbo è pronto a combattere. Allora fatti sotto, ragazzo, l'hai voluto tu. Certo che la corda a strappo è messa proprio male. Spinta 86, va bene, dai.
Ma sì, danneggiami finché puoi. Ci siamo quasi, eh. Beh, comunque attacca, ragazzo. Sto. Ancora un giretto. Posso usare il beat power. Toh, eccoti qui, toh. Voilà. Dragoon, vai, distruggilo. Sconfitto, toh. Adesso sì che si ragiona, eh. Sembra che tu abbia perso, Oscar. Non ci credo. Ah, qui finalmente dice, dà il consiglio del Beat Power. Consiglio per scatenare il Beat Beast. Ah, qui viene chiamato Beat Beast, ok. Tieni premuti i pulsanti LR. Ah, c'ho l'inventario pieno. No, opzioni no. Vai al banco di lavoro. Ripara. Sì, lo ripariamo perché le corde a strappo non le posso riparare, vero? Conosci Bladers? Ah. Ah, tutti quelli che ho sfidato, ok. Sono tutti a posto. Devo cambiare un po' di cose comunque. Qui c'è un altro. Qui c'è un altro ancora. Questo qui non lo devo sfidare. Mi sono perso, puoi aiutarmi? Va bene, non lo so, sfidiamo ancora lui prima di già che ci siamo. Ehi, cosa vuoi? Mi sembra un Wildblader. Forse. Chi è che vuole saperlo? Mi chiamo Takao. Vuoi combattere? Direi di sì. Scegli corda strappo. È distrutta sta corda strappo. Mettiamo quella di plastica. Il lanciatore anche. È completamente andato. Inizia il combattimento, toh. Velocizziamo subito l'incontro, so. Voilà. Tieni. Dragoon, vai. Pensaci tu. È una tolta di vita, eh. Dei giri. Siamo arrivati già a 2000 giri, oh. Il che è un bene perché quando poi ci sarà il torneo, perché so che ci sarà il torneo in questo gioco, ci saranno avversari molto più forti di questi qui.
Forse mi sa che vai fuori, eh. No, perché ho... non dovevo fare la combo quando va fuori, in modo che... cioè quando salta, in modo che lui possa cadere, il bebè possa cadere fuori dall'arena di gioco. Ho sbagliato. Beh, pazienza, tanto ho vinto lo stesso. Non faccio nulla, va. Ti lascio stancare a te. Voilà. Va bene, ottimo lavoro da Galaxy Turbo. Bah, tutta fortuna. Ah, per attivare l'equipaggiamento motore tieni premuti i pulsanti A e B. L'equipaggiamento motore, ah, abbiamo anche quello da attivare, ok. Non lo sapevo. Ma posso anche uscire. Quasi quasi torno al parco. Cosa devo fare? Qui abbiamo fatto tutto. Mi ha sfidato tutti. Il professor K ci segue ovunque. Il nostro cagnolino. Solo che potrei andare un attimo da Max, dal padre di Max, per fare qualche chiacchierata e vendergli un po' di roba. Allora, vendi la corda a strappo. Lanciatore di plastica, no? Ma questi qua non me ne faccio nulla, to. Me ne tengo solo uno di lanciatore, di corda a strappo e lanciatore. Questi Beyblade devo darli via o posso tenerli? Beh, voilà, possiamo potenziarlo il nostro personalizza, può diventare più forte? King Knight Dranzer. No, Dragon, va bene. Tricutter. Cioè, non c'ha niente di potenziamento interessante. Ma no, lasciamo tutto così, equilibrato così, perfetto. Andiamo, va. Andiamo però dove? Così così torno al parco, forse è successo qualcosa adesso. No. Sapete cosa faccio? Sfido sia Max che Kay. Adesso posso batterli. Voglio sfidarli. Max. Sì, to. Scegli corda strappo, la competizione. Scegli lanciatore da competizione, ok. Inizia combattimento. Vediamo cosa sai fare, Max. Ah, abbiamo più o meno gli stessi... giri di rotazione. Max di solito ha un Beyblade sulla difensiva.
Prima non ero all'altezza di Max, adesso sì, però ho fatto abbastanza esperienza per sfidare sia lui che Ray. Però non raggiungo il beat power, come mai? Non mi sale. Questo non è giusto. Lui invece gli sale. Devo distruggerti, Max. Ecco, l'ho raggiunto, devo stare attento. Potrebbe utilizzarlo, eh. Potrebbe o non potrebbe, non lo so. Una fatata a vuoto. Sì, non lo sta usando, va benissimo. Comunque vinco io, Max, eh. Non ti illudere di battermi. Colpo. Vorrei sfidare anche Ray, poi almeno li ho sfidati tutti. Finito, so, attaccavo vinci. Scusate, se giro una testa di magari. No, non posso crederci. T'ho sfidato. E dammelo. Zeus. Ah, abbiamo Zeus. Non era il Beyblade di Brooklyn? Qui dovrebbe esserci Ray. Andiamo a sfidare anche Ray. Ah, ehi la Ray. Ah no, è partito da solo. Non dovevamo sfidare Ray. Allora attacca, come va? Oh, discretamente grazie. Sì, anche a me. Oh sì. Ah no. Ah, va tutto in automatico. Vediamo un po' come se la cavarei. Cavoli, Ray sì che ne ha di giri, eh. Cerchiamo di vincere sta battaglia. Ha quasi il doppio dei miei giri, Ray. Molto più forte di Max. Però stai molto sulla difensiva, Ray, eh. In questo caso mi deludi molto. Eccolo lì che attacca.
Più del doppio dei miei giri comunque ancora. Beh no, quasi. Però ne approfitta per fare le combo, eh. Ecco che lo scatena il Beard Dragger. Devo immaginarmelo. Mi massacra. Ehi Takao, il resto della squadra è qui. Ottimo, cominciamo. Groa! Cos'è stato? Ehi Takao, ti ho osservato, quanto sembra te la cavi bene. Sì, naturalmente, ma un momento, tu chi sei? Mi chiamo Daichi e sono il miglior blader della zona. Beyblader della zona. Cosa vorresti dire, ragazzo? Non sai che Takao è il migliore della zona? Almeno è quello che crede. E tu che credi di essere? Zitta sorella, ce l'ho con Takao. Bah. E così credi di potermi battere? Dalle mie parti sono il numero uno. Forse, ma da queste parti sono io il numero uno. Beh, accetti la mia sfida o no? Certo che sì, scimmietta, ora ti darò una lezione. Ok, cambiamo Beyblade perché l'altro Dragon Galaxy Turbo l'abbiamo perso. Adesso ne abbiamo uno un po' più scadente. Cerchiamo di farcela lo stesso. Proviamo almeno. Ed iniziamo il duello, toh. Devo assolutamente vincere. 89%. Ne ha di giri, Daichi, eh. Quasi 3000. Non posso perdere contro Daichi. Aia. Ho rischiato quasi di uscire fuori pista, eh. Perfetto. Se riesco a schivare qualche colpo è meglio. Dannato reversal. Mi ritorna su, ho visto? Grazie al meccanismo motore. Che è molto utile a riacquistare un po' di giri. Toh. Aia.
Comunque sei forte, dai, ci lo devo ammettere. Sei un degno rivale. Mancato, ma anche te però, eh. Eccoti. Toh, voglio subito usare prima io Ultimate Dragon. Perché se lo usi te, devi avere un vantaggio. Forte, Daichi. Ecco, dovevo usarlo, sapevo. Gaia Storm. Mi sa che un 500 giri me li toglie. Anche di più. Comunque la sfida è equilibrata, eh. Fatto reversal, mi hai impedito di... Dovrei batterti, caro Daichi. Va tutto, comunque sto Daichi. Raggiungesse almeno... Aia. Devo cercare di vincere, oh. Voilà, primo salto l'abbiamo evitato. Ok. Possiamo farcela. Sì, toh. Chiudiamola qui, caro il mio Daichi. Toh, t'ho battuto grazie al mio Beat Power. Beat Beast, Beat Power, come volete. Toh, Daichi. Strata Dragon G, ok. Bene, dai, ci hai perso, ora vattene. Anche se questa volta hai vinto, il combattimento non è finito. Ci vediamo, campione. Chi era quel ragazzo? Daichi? Mamma mia, che peste. Ho la sensazione che lo rivedremo ancora. Se fossi in te, rimarrei allerta. Ehi là. Eh? Sono un Blader, Beyblader, che vuole combattere. Ho sentito dire che da queste parti sei il migliore. Un altro, ehi amico, chi sei? Mi chiamo Jin della Burrasca. Sono qui per affrontarti, Takao. Jin della Burrasca? Che nome strano. Fidati, fra un po' il mio nome non avrà più importanza. Tutto diventerà chiaro. Ah, è arrivato uno, dai. Ehi, non ho ancora finito con Takao. Rimani fuori, Daichi. Ti ho già battuto. Niente da fare. Devo dimostrare di essere il migliore. Vi affronterò tutte e due. Non hai mai sentito dire che tre persone sono una folla? Aspetta, Takao. Partecipi anche tu?
Non so dove ho imparato a combattere con i Beyblade, ma due contro uno non mi sembra corretto. Allora io dovrò affrontare tutti. Ehi ragazzi, interrompete il combattimento. Eh? Sembra che non sia il momento giusto. Ci rivedremo, Takao. Ehi, ho grandi notizie per tutte, è ufficiale. Cosa vuoi dire? Cos'è ufficiale? Il campionato mondiale di BBA, naturalmente. Il campionato mondiale? Grazie per aver trovato un po' di tempo libero. Devo annunciare alcune cose importanti che interessano tutti i Beyblader del mondo. Fantastico, non vedo l'ora di sentirle. Di che si tratta? Ah, sì, il campionato mondiale di Beyblade inizierà presto. Eccellente, ottima notizia. Straordinario. Come sempre, i Beyblader si dovranno qualificare, ma quest'anno giocheranno in squadra. Credo che trasformerà il torneo in un evento memorabile. Ci sono domande? Mr. Dickinson, come verranno scelte le squadre? Ci saranno due gruppi di turni preliminari, il gruppo A e il gruppo B. I vincitori di ogni gruppo formeranno una squadra. Ogni squadra parteciperà alle finali mondiali, nelle quali dovrà affrontare ad altre squadre. Alla fine del torneo ci sarà una sola squadra vincitrice. Volevo solo comunicare questo messaggio. Grazie per avermi ascoltato. Wow, un campionato di squadre. I turni preliminari saranno molto difficili. Chissà perché si partecipa a squadre. Mr. Dickens avrà avuto le sue ragioni. Ma noi due di noi potranno fare grandi cose insieme. Max e io, Ray e io, o anche Kei e io. Aspetta un momento, Takao. A seconda dei risultati anch'io potrei finire in squadra con Ray e Kei. Secondo me Kei e Ray formerebbero una squadra imbattibile. Ehi, cosa deve fare un ragazzo come me per partecipare al torneo? Non lo so, dovrei arrangiarti. Non fai neppure parte di una squadra, che si rispetti. Avanti ragazzi, vi dovete preparare per l'allenamento. Certo Takao, ci vediamo alla sede della BBA per iscriverci. Ci vediamo ragazzi. È un peccato che gli amici di Takao ci abbiano interrotto. La prossima volta non ci saranno interruzioni. Ok. Va bene, siccome io sono un po' stanco, direi di concludere questa terza puntata di Beyblade G-Revolution qui. Dopo aver scontato. Ci salutiamo per questa terza puntata e ci rivediamo per la prossima. Ciao!